Valerio, buongiorno. Ciao Ingrid, tranquilla, sono qua. Ciao. Che ti aspetto. Io come sempre arrivo di corsa. Allora Valerio, poche settimane fa abbiamo visto questa notizia, quindi nel 2014 Roma sarà una delle 10 sedi per il campionato di Formula 1 riservato proprio alle auto elettriche. Infatti è una notizia che io dico essere molto positiva, perché rivoluziona un po' il concetto che abbiamo dell'auto elettrica. Adesso ne parlavate, l'auto elettrica è considerata solitamente un'auto lenta, di bassa potenza. Ma che velocità possono andare? Le auto di Formula 1 elettriche arrivano a 220 km orari, quindi come una macchina potente da strada, come una macchina sportiva, e poi soprattutto hanno delle accelerazioni che sono fortissime, partendo da fermi arrivano a 100 km orari in 3 secondi. Quindi quando si dice che una macchina elettrica è lenta, non è vero? Allora, mediamente è abbastanza vero adesso, ma non è una necessità tecnologica. E poi ci sono dei vantaggi notevoli, cioè il Gran Premio di Formula 1 è stato ipotizzato, dell'auto elettrica, a Roma intorno al Circo Massimo, cioè praticamente nel centro storico e archeologico della città. Ecco, questo dimostra il fatto che un'auto del genere, anche di grande potenza, è compatibile con tante altre esigenze. Noi sappiamo che le auto tradizionali, a causa delle grandi vibrazioni, sappiamo soprattutto le auto di Formula 1 che hanno un rombo potentissimo, possono con le loro vibrazioni appunto produrre dei danni ai monumenti, e poi comunque i gas di scappamento aggrediscono la superficie dei monumenti e quindi la rendono scabra, la rendono sporca. Ecco, invece in questo caso ci sarà soltanto un sibilo e assolutamente nessun fumo di scarico, perché non hanno una marmitta. Quindi le auto elettriche che abbiamo adesso, che vediamo circolare ora, comunque hanno delle caratteristiche, delle prestazioni migliori rispetto a quelle di prima? Sicuramente sì, e infatti adesso vediamo con, in pratica, con gli esperimenti, le auto attuali hanno, dai dati che forniscono i produttori, un'autonomia fino a 200 km e adesso in questo modello 200 km e con dei costi, sono tanti per gli usi urbani, e poi hanno delle potenze sufficienti anche per fare dei circuiti extraurbani comodamente per 4 persone. Come si fa? Come funziona l'auto elettrica? Allora, questo è un modellino che avevamo visto, lo rivediamo per ricordarcelo com'è il funzionamento. Questa è una macchinetta su cui è stato montato un pannellino fotovoltaico ed ha un motore elettrico. Vedete che quando avvicino la luce scappa. Il pilota è chiamato Vampirello proprio perché scappa dalla luce ed ha questa caratteristica, che i pannelli fotovoltaici possono catturare la luce del sole e convertirla in energia elettrica per far muovere gli oggetti. Quindi l'energia del sole, che in questo caso è simulato dal fanale, può essere utilizzato per questo scopo. Il problema di questo modello qual è però? È che un modello del genere in realtà non ha un accumulatore, cioè potrebbe funzionare, e funzionerebbe male perché la pannellatura su un'auto è sempre molto ridotta, soltanto nel caso in cui ci fosse costantemente il sole a sospingerlo, di notte, o in caso fosse nuvolo non sarebbe così. La macchina si fermerebbe. Quindi, solo che il problema delle auto elettriche, Valerio, è comunque il rifornimento. Perché non è che nelle nostre città siamo pieni di colonnine che ci permettono di rifornire le nostre auto elettriche. Come facciamo? È vero. Allora, fino adesso diciamo che col modo tradizionale le auto elettriche si ricaricavano in 3 o 4 ore con le poche colonnine disponibili. Allora, le due buone notizie sono queste. La prima, che con le nuove tecnologie i produttori di queste colonnine sono riusciti ad arrivare ad un tempo di ricarica che è di soli 30 minuti. Ah, solo 30 minuti? Sì, quindi cambia un po' proprio il concetto. Non c'è più bisogno di andare da un distributore a fare il rifornimento. Tu parcheggi la macchina per andare a fare la spesa, porti i bambini a giocare al parco. Se c'è una colonnina, in mezz'ora l'auto è rifornita. Quando torni vedi che la lancetta segna l'80% della potenza della batteria. E questo qui che ti faccio vedere adesso è proprio un modellino di questo tipo. Cioè che se immaginiamo un pannello fotovoltaico che viene collegato ad un sistema, ecco, come questo, lo rivolgo adesso a favore del fanale, e una macchinetta elettrica che può essere, diciamo, collegata in questo caso
è innestata nei casi normali, invece sarà vicino, vedete che la luce anche dello studio sta indicando che la macchina è in ricarica. Se adesso accendessimo il fanale, per brevità evito di farlo, vedremo che la luce lampeggerebbe ancora più intensamente. E questo che cosa comporta? Che la macchina può essere ricaricata volendo, qualora all'interno della città o in prossimità del parcheggio, vedi il parcheggio incidentalmente come l'ho disegnato, sì. Mentre questi sono i parcheggi bianchi delle auto normali a benzina o diesel liberi, questi a pagamento, si potrebbe immaginare, perché in tante altre città del mondo è così, dei parcheggi riservati alle auto elettriche in prossimità di colonnine di ricarica. Allora, dopo aver aspettato un tempo sufficiente, quindi, la macchinina è pronta. Circa 30 minuti, diciamo, prima. Con le nuove colonnine, la macchinina può essere utilizzata per gli scopi. Adesso ovviamente lo faccio soltanto a scopo dimostrativo, evito di fare troppe manovre, ho tentato di parcheggiarla maldestramente, e questo è il concetto. Perché c'è un'altra buona notizia? Perché l'Unione Europea ha disposto che entro il 2020 ci debbano essere necessariamente più di 100.000 colonnine di ricarica in Italia. Da un censimento che è stato fatto nel 2011, le colonnine sono solo poco più di 1.000. Quindi noi, nei prossimi 7 anni, per rispettare le normative europee, dovremo centuplicare il numero di colonnine. E noi le aspettiamo queste colonnine, parliamo anche di costi, però, Valerio, perché quanto ci verrebbe a costare una macchina elettrica rispetto comunque ad una benzina? Risulterebbe più cara? Sì, lo è ancora più cara, ma per vari motivi. Abbiamo sentito prima l'ingegnere che spiegava che è più conveniente che l'acquisto di un'auto elettrica, la conversione di un'auto a benzina in auto elettrica. Perché questo però? Da una parte perché non c'è stata ancora una grande diffusione dell'auto elettrica e sappiamo come funziona l'economia di scala. Se produci una singola auto elettrica è un costo, se produci 1 milione di auto elettriche il costo di ognuna di esse è molto più basso. Quindi questa è la prima ragione. Poi ci sono delle resistenze dei settori tradizionali alla conversione all'energia elettrica, e terza cosa è che deve penetrare un po' anche nelle coscienze, anche questo speriamo di riuscire a farlo, sì, perché poi i costi di gestione, una volta che l'auto elettrica è acquistata, e si potrebbe fare attraverso incentivi, sgravi, crediti d'imposta, incentivi anche alla rottamazione di auto tradizionali in favore dell'auto elettrica, ebbene i costi di gestione, per quanto riguarda la ricarica, mi riferisco, sono molto più bassi. Con un euro si possono fare molte decine di chilometri rispetto, quindi, sappiamo, come dicevamo prima con l'ingegnere, è una sorta di investimento che comunque facciamo, ma soprattutto per il nostro futuro. Per il nostro futuro, perché non è soltanto, certo, personale, l'ambiente e anche la salute collettiva.